L'apertura delle Naiadi, come era stato annunciato dal presidente del club acquatico che si è aggiudicato la gestione per i prossimi 20 anni, Riccardo Fustinoni, è stata ufficializzata con un tuffo in piscina, non di uno sportivo qualsiasi. Si tratta di Marco Marsiglio, questa volta in una veste diversa. Del resto, il presidente della regione Abruzzo aveva già ampiamente dimostrato il suo temperamento sportivo, nonché la capacità di adattarsi a ogni situazione. Da modello per un giorno in una sfilata di moda, la pedalata fino in cima a Campo Imperatore con una e-bike nella settima tappa del 106esimo Giro d'Italia. Presidente, è pronto per il tuffo? Prontissimo, come vede, siamo qui attrezzati. Era un impegno, un obiettivo, non solo per me, era un obiettivo per tutta la città di Pescara, Montesilvano, tutto il circondario e tutti quelli che amano le Naiadi, gli sport acquatici e sanno quanto questo impianto rappresenti nella storia dello sport abruzzese. Beh, le piscine sono in funzione, la gente si iscrive, le squadre si allenano. Avevamo detto chiaro e tondo che ci sarebbe stato qualche settimana di attesa rispetto agli anni passati, ma la stagione era salva e per renderla salva si è lavorato anche con quelle procedure d'urgenza che hanno consentito al club acquatico che ha vinto la gara, che ha risposto a una gara di concessione pluridecennale, questa è la vera differenza rispetto al passato. Finalmente abbiamo una gestione che può durare decenni. E che durando decenni può fare gli investimenti necessari per rilanciare queste piscine. Meno sportivamente, il presidente risponde agli attacchi del PD. Se fossimo stati illuminati da Blasioli, questo impianto era chiuso fino a Natale, a dire poco. E quando lo illuminava Blasioli, questo impianto marciva tra la ruggine, l'erba alta e gli impianti di riscaldamento che non funzionavano. Così lo abbiamo trovato quando lo hanno amministrato loro e da quella condizione di disastro l'abbiamo dovuto risollevare, quindi studi, Blasioli che le carte le ha, noi non abbiamo mai nascosto niente, abbiamo fatto tutto sempre nella massima trasparenza. Non credo che tutti gli altri che ci hanno preceduti possano dire altrettanto di come sono state gestite le Naiadi.